Oggi vi voglio presentare queste borsette molto semplici da fare, cose molto veloci stavolta. E si possono utilizzare sia come accessorio per la Barbie di vostra figlia. Io, ad esempio, ci ho messo da utilizzarle come portachiavi, oppure si potrebbero utilizzare anche come bomboniera. Io ho fatto, vedete, diversi colori, poi li potete abbellire con i fiorellini, con dei fiocchetti, come più vi piace, a vostra fantasia. E io, ad esempio, in questo caso qua l'ho riempito, ma è logico che poi dipende dall'utilizzo che ne fate. E niente, allora adesso partiamo. Io utilizzerò un arancione, tanto per farvi vedere, e partiamo dal colore. Allora iniziamo facendo 18 catenelle. Poi faremo un'altra catenella e andiamo a lavorare nella seconda catenella a partire dall'uncinetto 3 maglie basse, una, 2 e 3. Nella prossima catenella lavoriamo una mezza maglia alta e nelle prossime 10 catenelle faremo 10 maglie alte. Poi faremo una mezza maglia alta e nelle ultime 3 catenelle lavoreremo 3 maglie basse. Ora giriamo il lavoro e facciamo una catenella, 3 maglie basse, 1 mezza maglia alta e di nuovo lavoriamo 10 maglie alte. In pratica dovremo fare lo stesso giro uguale a quello che abbiamo fatto prima. Poi faremo una mezza maglia alta e nelle 3 maglie basse faremo 3 maglie basse. Faremo una catenella e poi torniamo a lavorare lo stesso giro. Giriamo il lavoro e torniamo a lavorare. Allora, in pratica, di queste lavorazioni in totale devono essere 4. Ne abbiamo fatte 2, ne dobbiamo fare altre 2. Allora, come potete vedere, ecco, questo è dopo, poi bisogna piegarle in questa maniera, vedete che si sta formando. Allora, faremo altro per farla più grande. Perché verrebbe in questa maniera qua, faremo altri 4 giri uguali, dunque 8 in totale. Ecco, vedete, diventa di questa grandezza. Se la volete fare un po' più grande, basta che fate un altro giro e poi dopo, vedete, la dovete piegare in questa maniera. Adesso io taglio il filo perché ho fatto in pratica il bordino bianco, dunque adesso ve lo faccio vedere col bordino bianco. Allora, diciamo che potete iniziare dove volete, io parto però in pratica da questo punto. Guardate bene di averlo messo alla dritta e poi dopo attaccate il filo bianco e dovete fare su questo lato 18 maglie basse. Sette e 18 maglie basse. Poi facciamo sul lato corto 9 maglie basse. Su questo lato dovete fare 9 maglie basse.
sull'altro lato fate 18 maglie basse e su quello corto 9 maglie basse. Ecco, l'abbiamo contornato tutto. Adesso faremo 13 catenelle, 1, 2, e andiamo a chiudere dove faremo poi il, questo sarà il manico. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Questo è il manico, poi andiamo nell'altro dall'altra parte e facciamo la stessa cosa. 13 catenelle per poter fare il manico. E andiamo a chiudere nel punto con una maglia bassissima. Arrivati a questo punto, adesso faremo l'ultimo giro per chiudere la borsetta. Allora, la dritta l'abbiamo verso di noi, dunque andiamo al di sopra del manico e faremo 13 maglie basse. Allora, dopo andiamo a lavorare 2 maglie basse. Poi lavoreremo una diminuzione e una maglia bassa per 5 volte. 1, 2, 3. Rimangono 2 maglie basse e facciamo le 2 maglie basse fino ad arrivare all'inizio delle nostre catenelle, dove lavoreremo 13 maglie basse. E nel lato opposto faremo lo stesso, dobbiamo lavorare le 2 maglie basse, poi lavoreremo una diminuzione e una maglia bassa per 5 volte, 1, 2, e rimangono le 2 maglie basse da fare e poi con una maglia bassissima andiamo ad attaccarci al manico. Teniamo il filo un pochino lungo per cucire poi la borsa, diciamo che così è finita. Adesso va chiusa in questa maniera e cucita in questo lato e da questo, e rimane aperto soltanto il pezzettino. E questa è la borsetta. Vedete, è stato veramente veloce da fare. Adesso vi faccio vedere in maniera anche questa abbastanza veloce come fare il fiorellino, diciamo, di decorazione che c'è scritto sullo schema. Allora, in pratica fate l'anello magico, oppure ad esempio io faccio, può andare bene tipo 3 catenelle chiuse insieme a cerchio. E al suo interno lavoreremo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e all'interno del cerchio andiamo a lavorare una maglia bassissima. Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e lavoriamo un'altra maglia bassissima. In pratica i petali sono formati da questi 5 catenelle, ne facciamo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, chiudete e fermate il filo. O con una maglia bassissima, oppure potete fare anche con una maglia bassa. Poi nel centro io ho messo una perlina e alla fine lo potete cucire sopra la borsetta. Allora, questo è tutto. Questo è stato veramente un tutorial veloce, velocissimo da fare, però era... perché sono cosine carine e possono essere dei bei pensieri anche da regalare, non so, in un compleanno alle amichette delle vostre figlie, quando di solito nelle feste si fanno i presentini, non so, i piccoli regalini per chi ha partecipato. Questo potrebbe essere carino per quanto riguarda le femminucce. Grazie per avermi seguito anche in questo tutorial e ci vediamo al prossimo video.